giudicare dal clima, dalla presenza delle persone in spiaggia e dall'atmosfera che si respira qui in Sassonia, sembra essere un 2 giugno uguale a quello di tanti altri anni, ma la mascherina al volto delle persone invece tradisce il fatto che è sicuramente un 2 giugno che ricorderemo proprio per la presenza di questo clima che c'è dettato dal coronavirus. Che 2 giugno è però, con mascherina, con questo clima così? È un giugno sicuramente surreale, però è 2 giugno. Però già questi momenti così, gente un po' sotto gli ombrelloni, fa ben sperare. Esatto, io sono sempre positiva, quindi riparte tutto. Prove tecniche di mare? Racchettoni, un po' di spiaggia. Ci stiamo provando quest'anno. Adesso proviamo, vediamo cosa succede. Se ce lo fanno permettere di farlo, sì. La speranza è l'unica cosa che ci rimane. Poi vediamo, dai, quest'anno cosa succederà. È il primo giorno. Primo giorno. Ci sta da Dio. Poca confusione. Siamo ben lontani uno dall'altro. Un giugno un po' moscio, morto. Cioè, gente ce n'è pochissimo in giro. Lei è venuto sempre al mare il 2 giugno? L'ha passato sempre al mare? Sempre, ormai sono più di 40 anni che siamo sempre qui. Prima fila. E quindi la differenza un po' la vede. Sì. Bisogna sfruttare l'estate dall'inizio. Eccolo, eccolo! Com'è questo 2 giugno? Un po' così anomalo. Un po' anomalo, però dobbiamo ringraziare già di poter essere qui e essere sereni, perché insomma è stato un periodo particolare. E accontentarsi un po' anche di un tuffo nel mare e non lamentarsi sempre di tutto. Silvia, allora che 2 giugno è per voi, operatori balneari? Insomma, forse gli ombrelloni così non li avevate mai visti? No, così distanziati, sono sincera, non li avevamo mai visti. Sicuramente per l'occhio è bello, perché comunque siamo tutti più larghi, abbiamo il 30% in meno degli ombrelloni e la domanda è molto alta. Purtroppo devo mandar via tanta gente, questo mi dispiace, perché sono comunque i fanesi che conosco, ecco, quindi mi dispiace tanto. È la prima bella giornata di quest'estate particolare, chiamiamola così, no? Però siamo contenti, speriamo di tornare tutti alla normalità, con qualche piccola accortezza, un po' di buon senso, e sarà un'estate come le altre, sono convinta. 2 giugno in bici. Andiamo in bici per la prima volta dopo tanto tempo fermi, ci abbiamo ripreso stamattina. Quindi la gamba un po' legnosa. Sì, un po' legnosa. Dove andate di bello? Siamo andati a Pesaro, abbiamo fatto tutto il lungomare di Pesaro e adesso torniamo a casa. C'è i cappelletti della suocera. Quelli non bisogna tradirli. 2 giugno almeno a tavola. Sì. Ritorniamo a mangiare come una volta.